Sì, è vero, avevo parlato con lui prima di arrivare, mi ha spiegato che cosa voleva da me, che cosa voleva dalla squadra, e c'è subito stata sintonia, eravamo d'accordo su diverse cose, su diversi punti. Poi dopo questi primi allenamenti di questa settimana ho visto quello che vuole dalla squadra, una squadra che pressa, difensori aggressivi, pronti, rapidi a controllare la profondità alle loro spalle, è stata davvero una gran bella settimana. Cioè, sì, certamente un tipo di calcio che mette una buona quota di responsabilità sulle spalle di tutta la difesa, in particolare dei difensori centrali, ma è una cosa che a me piace giocare alto, il mister vuole una difesa che pressi alto, e perché sono anche il tipo di calciatore a cui piace essere aggressivo, giocare in anticipo, credo che sia il tipo di calcio adatto a far mostrare le mie qualità. Sì, assolutamente, credo che la Roma abbia tutte le possibilità di vincere questa competizione, anzi parte sicuramente tra le favorite per vincere questo torneo, evidentemente ce ne sono anche diverse altre, per me personalmente sarebbe davvero bellissimo vincere questa competizione per una seconda volta in Italia. Questa che si è presentata per me era sicuramente un'opportunità molto stimolante alla quale ero molto interessato, non vedevo l'ora di arrivare e di iniziare subito. Adesso però voglio davvero concentrarmi sulla prossima partita, capire i metodi di allenamento del mister e poi a fine stagione con calma ci siederemo e vedremo se tutto sarà andato per il meglio e se il club sarà soddisfatto. Per me sarebbe un piacere restare in questo club anche a lungo termine. Il razzismo è un fenomeno semplicemente inaccettabile che va estirpato, ma questo è un problema che riguarda non soltanto l'Italia ma tutto il mondo. Occorre cambiare le cose, occorre un cambio generazionale, che i giovani imparino a comportarsi in un modo diverso. E niente, è semplicemente triste che queste cose accadano nei tempi moderni. Ho avuto modo di parlare con lo chef, mi hanno sottoposto diversi menù personalizzati, quindi sin dal primo giorno non ho avuto alcuna preoccupazione al riguardo. Come dicevo, per me questa è un'occasione molto stimolante di venire in Italia, non vedevo l'ora di iniziare. Ben felice che il club mi abbia subito messo nelle migliori condizioni per ambientarmi da ogni punto di vista. Quindi assolutamente non ho avuto alcun dubbio nell'accettare questa proposta. Ho sempre sentito parlare benissimo sia di Roma che d'Italia e non vedo l'ora di assaporare in prima persona tutto quello di cui ho sentito parlare.